Dopo la vittoria ottenuta contro Malta, l'Italia femminile ha superato anche la Bosnia allo stadio Renzo Barbera di Palermo, un successo che blinda il primato nel girone della squadra di Milena Bertolini, un successo per 2-0 firmato Girelli e Giuliano. Al secondo minuto occasione Giuliano, subito Italia pericolosa con il centrocampista che viene murata nell'uno contro uno dal portiere avversario. Al terzo minuto il vantaggio dell'Italia con Girelli, ancora segno l'attaccante della Juventus femminile che controlla il suggerimento di Rosucci, sterza e invia il pallone tra le gambe del portiere. Al 28° minuto il raddoppio dell'Italia con Giuliano. Galli scodella un pallone morbido dalla tre quarti con Rosucci che tende il colpo di tacco, interviene Giuliano che si inserisce e battezza l'angolino con un tiro chirurgico. Nella ripresa l'Italia gestiva il risultato con il possesso palla e al 96° l'arbitro mandava tutti sotto la doccia per una vittoria per l'Italia che blinda ancora di più il primato. Allo stadio Renzo Barbera a vedersi la nazionale femminile, la scuola calcio Aragona del mister Giuseppe Caltagirone.